l'ulivo d'oro alla carriera, che facciamo consegnare appunto da Carlo Verdone a Paola Cortellesi. Paola, innanzitutto benvenuta qui. Grazie. A Lecce. Partiamo proprio da questo riconoscimento che il Festival del Cinema Europeo ha voluto darti, l'Ulivo d'Oro alla carriera, senza dubbio una bella soddisfazione, perché ancora di strada ne deve fare tantissima. Ecco, diciamolo, perché se no, dice, questa c'ha già un piede nella fossa, no? Appunto! Mi fa piacere perché c'è stata una bella rassegna di film, insomma, che mi riguardano. E la gente li è andati a vedere o a rivedere, perciò questo mi piace, insomma, mi piace che abbiano, come dire, in qualche modo ripercorso quello che ho fatto in questi anni. Durante gli Stati Generali della Commedia si è parlato tantissimo di te, sei la donna della commedia, ecco, italiana, mamma mia, amata non soltanto dagli uomini ma anche dalle donne, perché contano di più. Perché secondo te? Perché rappresenti maggiormente, ecco, quella che è la femminilità, ma anche con quella ironia quotidiana che comunque le donne possono avere, diciamolo. Certo che ce l'hanno e come. Mi è sempre piaciuto raccontare le donne, gli aspetti della vita femminile, dunque le difficoltà, le gioie, le difficoltà nel mondo del lavoro, insomma, con il registro della commedia, che è quello che poi sto frequentando di più, ne ho visitati altri, ne ho frequentati altri, però insomma la commedia poi è un genere che a me piace moltissimo e che quindi spero di continuare a fare per molto tempo. La particolarità che mi piace molto di te è che sai rendere con dignità assoluta qualsiasi tipo di ruolo, da quelli più simpatici, ironici, a quelli un po' più seriosi, come ad esempio è successo con il ruolo della Montessori. E quanto il teatro ti ha aiutato in questo? È il mezzo che ho frequentato forse di più finora e perciò è la cosa che mi ha dato la possibilità di formarmi in questo mestiere. E perciò insomma aiuta moltissimo. Io quando parlo ormai con dei ragazzi, io ragazza non lo sono più, se parlo con dei ragazzi magari mi chiedono perché hanno intenzione di fare questo mestiere, insomma mi viene sempre da dire che che le esperienze a livello teatrale sono sempre delle cose molto molto formative, anche delle piccole cose, però anche lunghe tournée con piccolissimi ruoli, però fa molto bene, queste sono esperienze che ti rendono poi più forte. Ecco. Oltre appunto alla formazione e alla preparazione, qual è il sentimento che non deve mancare in chi vuole intraprendere poi questa attività, secondo te? Ma non so, il sentimento, la fantasia, la curiosità, la voglia di imparare anche dagli altri, di vedere, di guardarsi intorno, di raccontare. Ti è capitato di dire all'inizio soprattutto della tua carriera, scusate se esisto? Come no, ma pure adesso, anche adesso, lo si dice sempre, e lo si dice sia con un tono, come dire, polemico e quindi forti delle proprie convinzioni, dicendo scusate se esisto, ma io ho da dire questo, ma purtroppo lo si dice anche con convinzione, pensando veramente che si stia disturbando, pensando veramente di disturbare. E a volte, nonostante l'età, nonostante magari insomma qualche anno di lavoro o esperienza in vari campi, parlo anche di cose che non c'entrano niente con questo lavoro, non so, della vita quotidiana, però ci si ritrova a dire scusate se esisto con convinzione. E poi la notte ci pensi e dici ma perché devo scusarmi? Io devo, non mi devo scusare per essere qui, devo fare meglio, io ci sono e voglio essere premiata per questo, nel senso voglio che il mio impegno, no, in qualche modo, non so, nella vita quotidiana, era quello che abbiamo voluto raccontare nel film, no? Persone che lavorano e che vorrebbero che il proprio impegno fosse riconosciuto, in questo caso, nel nostro caso era la storia di un architetto, donna, bravissima, voleva essere
voleva che il suo lavoro, la sua creatività, la sua bravura fossero riconosciute. Questo a volte non capita, allora insomma, si è trovata a dire scusate se esiste.